Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, questo è uno speciale sul nuovo stadio di San Siro. L'abbiamo deciso di realizzare perché ci sono tre ipotesi al vaglio e quindi abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza. Chi farà chiarezza? Soprattutto è Giuseppe Bonomi. Chi è Giuseppe Bonomi? È l'advisor di AC Milan per quanto riguarda la costruzione di un nuovo stadio. Lo vedrete tra poco, ho finito le mie parole. Ci sarà una lunghissima intervista, una corposa intervista per sviscerare tutti i temi riguardanti soprattutto il nuovo stadio nell'attuale sede di San Siro, il progetto che ormai da 3 anni tiene banco e che ha passato anche il dibattito pubblico, che in questo momento è un attimo fermo, più che altro per quanto riguarda il vincolo, e lo vedrete dalle parole di Bonomi, è questo uno dei reali problemi, ma non solo. E poi soprattutto ci sono due altre ipotesi: Sesto San Giovanni, e tra poco vedremo le immagini, e l'altra ipotesi, quella uscita soltanto 48 ore fa, quella legata all'ippodromo La Maura, che dista non molto da San Siro, realmente nemmeno di 1 chilometro, e che anche dalle immagini vedrete può essere una delle ipotesi al vaglio e che il Milan stesso ha fatto filtrare come può essere un'ipotesi molto considerata. Su San Siro, sul nuovo San Siro, nell'area dell'attuale San Siro, quindi sul prato antistante lo stadio Meazza attuale, si è già detto molto, si è già raccontato tanto, ma soprattutto entrerà nel vivo dell'attualità il dottor Bonomi, quindi io mi taccio, lascerò a lui le delucidazioni del caso. Sulle altre due ipotesi, ovvero Sesto San Giovanni e l'ipotesi La Maura, c'è da dire qualcosa in più. Le immagini che state vedendo mostrano il lotto dell'immenso spazio di Milano Sesto, sul quale dovrebbe essere costruito il nuovo stadio. Il rudere, nelle immagini, verrebbe ristrutturato interamente e conservato a mo' di porta per la zona del nuovo stadio. Uno stadio quindi su un terreno privato, un'ipotesi di cui parlerà anche il dottor Bonomi, perché per 3 anni è stato AD di Milano Sesto, ma in questo momento rappresenta una sorta di piano B, un paracadute quasi solo a tinte rossonere, per la verità, in una zona, quella di Sesto, che come vedete anche dalle immagini, si trova in una zona molto industriale e che per avere una chiara evoluzione di quello che sarà tra qualche anno serve ancora un pizzico di immaginazione. Le altre immagini, quelle che state vedendo ora, sono quelle dell'ippodromo La Maura, che si trova, come detto, a pochissima distanza da San Siro e che è un'ipotesi al vaglio, sì, ma ancora tenuta sotto traccia, perché l'ipotesi è ancora un po' fluida, non è ancora ben definita. Bisogna capire se San Siro a questo punto rimane in piedi e verrà costruito un nuovo San Siro, non troppo lontano, meno di 1 chilometro dal precedente, cosa ne sarà del vecchio e chi andrà a giocare nel nuovo. Cosa ad esempio farà l'Inter, cosa farà il Milan, se le due squadre a questo punto si divideranno, uno nel vecchio impianto e uno nel nuovo, oppure se entrambe andranno nel nuovo sulle piste d'allenamento dell'ippodromo La Maura, lasciando magari a un soggetto terzo la ristrutturazione o ad esempio l'uso per concerti o altri eventi nel nuovo, scusate, nel vecchio San Siro. Questa era la premessa, ma ora andiamo a sentire tutte le delucidazioni del caso dal dottor Bonomi, advisor di AC Milan per la costruzione del nuovo San Siro. Rieccoci amici di Radio Rossonera per affrontare il tema stadio. Oggi intervistiamo l'advisor di AC Milan, Giuseppe Bonomi. Dottor Bonomi, trovato su Radio Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Bonomi, insomma, siamo ormai a qualche mese di distanza dalla fine del dibattito pubblico che si è concluso poco prima della fine dell'anno. Le indicazioni del Comune sono arrivate anche insomma, le risposte delle due società. Io le chiedo un po' qual è lo stato dell'arte in questo momento sul tema stadio. Beh, allora sì, è vero, le riunioni del dibattito pubblico si sono concluse a metà novembre. In realtà le indicazioni da parte del Comune ci sono definitivamente pervenute nella seconda metà di gennaio, perché c'è stato in primo luogo, prima di Natale, se non erro il 18 di dicembre, insomma, o il 20, c'è stato un ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale di Milano, che ha sostanzialmente aderito allo spirito della proposta, però ponendo alcune condizioni ulteriori rispetto a quelle che in passato c'erano già state
imposte. Quell'ordine del giorno è stato recepito dalla giunta comunale, che ha meglio declinato, diciamo, le condizioni che noi oggi dovremmo recepire nell'ambito dell'aggiornamento del PFTE. Cos'è il PFTE? È quello che un tempo si sarebbe chiamato progetto preliminare. Per l'esattezza è il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. In più è stato, c'è pervenuta un'indicazione del responsabile unico del procedimento, cioè del dirigente comunale, che ci ha in buona sostanza invitato a recepire queste indicazioni. Quali sono principalmente queste indicazioni? Beh, uno sforzo economico ulteriore, perché il Comune ci chiede di destinare 40 milioni di euro a progetti, diciamo, di interesse pubblico al di fuori dell'area che sarà dell'area di San Siro, dell'area dove verrà realizzato il nuovo impianto. Poi ci si chiede di incrementare le superfici a verde. Tenete presente che l'intera superficie dell'area interessata dalla nostra proposta è di 280.000 metri quadrati. Il Comune ci chiede di destinarne la metà, quindi 140.000, a superficie a verde. Non solo, poi ci chiede di studiare soluzioni ingegneristiche che consentano di allontanare il più possibile il nuovo stadio dalla via Tesio. Poi ci chiede di incrementare, però senza modificare le altezze e l'ingombro della proposta, di incrementare la capienza dello stadio fino a 70.000 posti. In ultimo ci chiede di ottenere la cosiddetta neutralità carbonica, che provo a spiegare in termini semplici, cioè ci chiede durante il cantiere o i cantieri di non emettere CO2. Quest'ultima è un'impresa impossibile. Normalmente la neutralità carbonica la si ottiene semplicemente con compensazioni ambientali, quindi andando ad acquistare altrove dei crediti cosiddetti ambientali. Anche qui, per spiegare in parole povere, certo, andando a investire in altre parti, addirittura anche parti al di fuori del paese di appartenenza, in alcuni interventi ambientali, quindi nella piantumazione, nella realizzazione di boschi, addirittura di foreste, eccetera. Anche questo rappresenterà un appesantimento dal punto di vista economico dell'operazione. Noi stiamo valutando con i nostri tecnici attentamente queste condizioni che ci sono state poste, e anche per poter dare una risposta precisa al Comune sulla fattibilità, cioè sulla possibilità tecnico-economica di recepire le nuove indicazioni. Parlo di nuove perché forse vale la pena di ricordare che nel corso di questi 3 anni ci sono state imposte altre prescrizioni, non in ultimo rispetto alla proposta originaria, una drastica riduzione dei volumi costruibili sull'area. Eravamo partite da un indice volumetrico, quindi, che era di quasi 0,70 metri quadri su metri quadri, il Comune ci ha imposto una riduzione a 0,35. Credo che sia facilmente comprensibile come questo ci ha creato difficoltà proprio nell'individuare la sostenibilità economica dell'intervento. No, guarda, io volevo fare una domanda soprattutto per quanto riguarda la capienza, che come avrà visto nel dibattito pubblico è un tema molto, molto caro, forse tra i più cari, soprattutto per i tifosi. È una delle indicazioni uscite appunto dal dibattito quella di aumentare la capienza prevista nel precedente progetto. Se è questa una delle idee che comunque è al vaglio vostro e se c'è la possibilità nel caso di andare a modificarla? Allora,
Sicuramente sì. In che limiti, fino a che limite, ecco, potrò rispondere precisamente solo ad esito, a valle degli approfondimenti tecnici che stiamo facendo. Ma una possibilità di incrementare la capienza rispetto alla proposta originaria, che era di 60-65 mila, è senz'altro possibile. Teniamo presente però qual è uno dei motivi principali che ci induce a investire in una nuova infrastruttura, in un nuovo stadio, cioè quello di avere uno stadio moderno tale da poter incrementare i ricavi da stadio, porci alla, diciamo, in una linea davvero competitiva rispetto ai grandi club europei che oggi con i nuovi stadi incassano mediamente 80-90 milioni di euro in più ogni anno rispetto al Milan. Allora, questo è il vero motivo. Come si fa ad incrementare questi ricavi stadi? Prevedendo ampi spazi per la cosiddetta hospitality, cioè luoghi dove che possono essere oggetto di abbonamenti corporate, che sono abbonamenti che hanno certamente dei prezzi molto più alti rispetto ai prezzi ordinari del singolo posto. È uno dei temi, come ricordava lei, emerso nel corso del dibattito, però nel corso del dibattito abbiamo cercato di spiegare che proprio l'introduzione di questi spazi per l'hospitality e quindi con un incremento dei ricavi ci consentirà poi di fare una politica dei prezzi sulla residua parte dello stadio tale da consentire a chiunque l'accesso allo stadio, quindi mantenendo prezzi accessibili. Questo credo che sia il giusto equilibrio. D'altra parte, guardi, a me sono rimasti impressi due dati. Uno riguarda proprio gli stadi, dati numerici intendo. Uno riguarda proprio gli stadi. Il Chelsea, che ha uno stadio, se volete, piccolo, perché stiamo parlando di Stamford Bridge, contiene poco più di 40.000 posti, incassa ogni anno più del Milan 80 milioni. Voi capite che gli incrementi dei ricavi rappresentano la leva principale per riacquisire competitività a livello internazionale. Da qui l'esigenza di un nuovo stadio, un nuovo stadio moderno, di un nuovo stadio tra l'altro che migliorerà l'impatto acustico che ha attualmente San Siro, perché verrà, oggi mi spiegavano i tecnici, l'area è permeabile, cioè il rumore si propaga orizzontalmente. I nuovi stadi sono concepiti e sono costruiti in modo tale che il rumore invece si propaghi verticalmente. E questo conterrà moltissimo l'impatto acustico. Questo anche a beneficio di chi risiede nei pressi dello stadio. Però è assolutamente fondamentale per riacquisire competitività a livello internazionale dotarci di nuovi stadi. Da parte è fatto noto, nel nostro paese gli stadi sono assolutamente obsoleti. L'ultimo stadio costruito, cioè quello della Juve, ma è stato costruito 15 anni fa. No, ma infatti andando in giro per l'Italia in trasferta per seguire il Milan, ma non solo, insomma ci si rende conto del fatto che gli stadi italiani sono veramente molto, molto, molto indietro. Il Comune di Milano ha fatto sapere anche negli ultimi giorni di essere in attesa formale, non solo dal punto di vista informale, di una risposta dal Ministero per quanto riguarda il vincolo possibile sul San Siro vecchio, sulla demolizione del vecchio San Siro. Anche voi siete in attesa di questo? Pensate che alla fine il Ministero possa rispondere in maniera positiva, cioè per vostro conto? Diciamo che siamo un po' meno allarmati rispetto a quanto lo è il Comune. Dal punto di vista giuridico, a seguito di approfondimenti che abbiamo fatto, che io stesso ho fatto, noi riteniamo che qualsiasi l'eventuale vincolo apposto sarebbe illegittimo. C'è un vincolo
che riguarda diciamo l'età ultrasettantennale di un impianto con una sorta di automatismo, ma quello che c'era 70 anni fa era un organismo edilizio totalmente diverso da quello che c'è oggi. Quindi non si potrà, secondo noi, apporre questo bivio. Se lo facessero, è ovvio che si aprirebbe un contenzioso enorme in cui i primi danneggiati saremmo noi, e quindi saremmo noi titolati a richiedere un risarcimento del danno nei confronti del Ministero, qualora lo ponesse. L'altre due questioni veloci che le chiedo sono se è ancora fiducioso nel chiudere la parte burocratica entro il 2023, quindi puoi pa far partire i lavori a inizio 24. Allora, forse ecco, questi termini, diciamo entro il 24 sì, forse l'inizio no, inizio 24, perché occorrono ancora fasi del procedimento piuttosto complicate. D'altra parte il nostro è un paese che ha un coacervo di norme, di procedimenti tali che addirittura sembrerebbero sconsigliare qualsiasi investimento. Noi vogliamo essere determinati fino in fondo. Io nella mia vita professionale sono reduce dall'aver seguito numerosissimi procedimenti di questo tipo. Basti pensare nel mio caso specifico, l'esperienza personale, al procedimento che è stato necessario per realizzare il nuovo aeroporto di Malpensa, ma anche altri piani di rigenerazione urbana. Il nostro paese ha queste norme che, come dicevo, sembrano quasi dissuadere dall'investimento. C'è però da dire che poi siamo molto capaci, una volta instradato il percorso, Partiti. di recuperare il tempo che magari si è perso inizialmente. A proposito di questo, le faccio l'ultima domanda. Lei per 3 anni è stato AD di Milano Sesto, è forse l'area, diciamo, chiamiamola secondaria, dove il Milan potrebbe pensare di costruire un proprio stadio. Due sono le domande su quest'area. Uno, se nel caso è solo ed esclusivamente un'idea del Milan e non anche dell'Inter. E perché in questo caso sempre è stata San Siro l'ipotesi A e Sesto nel caso l'ipotesi B? Cosa fa vincere l'ipotesi di San Siro? Ma allora, noi come Milan, e quindi rispondo già a una parte della sua domanda, abbiamo esaminato e stiamo esaminando anche aree alternative a San Siro, con un investimento, in questo caso, che partirebbe come un investimento esclusivo dal Milan. Tra queste aree c'è anche l'area di Sesto, è un'area che si presterebbe, ma come se ne prestano altrettanto interessanti su cui stiamo lavorando. Non vogliamo, qualora malauguratamente abortisse la proposta che abbiamo fatto sull'area attuale di San Siro, non vogliamo farci cogliere impreparati, e non lo saremo. Io sono convinto che anche nella ipotesi sciagurata in cui dovessimo abbandonare il progetto che abbiamo portato avanti per 3 anni, saremo pronti a recuperare il tempo perduto su altre aree. Certo, l'attuale area di San Siro ha un appeal particolare, innanzitutto la sua localizzazione, perché è localizzata nel quadrante nord-ovest di Milano, che è l'area di maggiore affluenza da parte delle nostre tifoserie. È un'area che ha un suo appeal anche in termini come si può dire, di tradizione, che visto che San Siro è sempre stata la nostra casa, io non sono un nostalgico, io sono convinto che occorrano cambiamenti progressivi dal punto di vista strutturale e infrastrutturale, perché altrimenti non si riesce a competere e quindi si viene relegati in posizioni marginali di mercato in qualsiasi settore. Nel settore del calcio, poi questo mi pare
talmente evidente, mi sembra talmente evidente il gap che purtroppo oggi c'è con i grandi club europei, e se andiamo appunto a valutare le cause, le concause che hanno provocato questo gap, una delle principali è quello diciamo, del contenimento dei ricavi che derivano dalla gestione delle infrastrutture sportive. Da qui l'idea, secondo me, assolutamente opportuna che il Milan ha avuto ormai qualche anno fa, di cominciare a ragionare su un nuovo impianto, di formulare e di formulare proposte. Però, come dicevo, non mi stracerei le vesti se andassimo a realizzare uno stadio moderno, bello, come dice Scaroni, il più bello del mondo, anche in un'altra area, purché sia un'area ben servita, ovviamente, servita dal trasporto pubblico locale, deve essere un'area dove si arriva agevolmente, ad esempio con la metropolitana, sia un'area servita anche magari da altri mezzi di trasporto, certamente quello veicolare, ma perché no, quello ferroviario, anche se sarebbe un mezzo, come si può dire, subvalente rispetto alla metropolitana. Non mi stracerei le vesti per il principio che vi dicevo prima, cioè a noi occorre un impianto bello e moderno per provare a ritornare ad essere tra i maggiori club in termini di risultati a livello internazionale. Dottor Bonomi, io la ringrazio, è stato molto gentile essere qui con Grazie noi. a lei, grazie a voi. Alla prossima. Alla Grazie prossima, arrivederci, grazie. ancora.